Appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati qui dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e Fasano, vinta dagli ospiti 88-81. Siamo in compagnia del coach dell'Olimpica, Antonio Marra. Coach, è stata una gara difficile, c'erano tutti i presupposti per far bene, però alla fine è arrivata questa terza sconfitta consecutiva. Beh, è chiaro, poi quando trovi dei giocatori come la Quintana che ti fanno 40 punti e segnano anche dallo spogliatoio, sinceramente diventa difficile. Niente, io sono amareggiato perché insomma non mi va di fare sempre interviste così scontate, nel senso che abbiamo anche dei problemi nostri interni, non tanto problemi di natura tecnica, quanto problemi di natura proprio di lavoro durante la settimana. Non siamo in tanti, siamo parecchi giovani e quindi il lavoro non viene un lavoro intenso, non viene un lavoro preparatorio a una partita del genere. Stiamo pagando questo, mi auguro che arrivi qualche altro giocatore, perché almeno per poter eventualmente fare gli allenamenti più decenti, ma non per volontà nostra, per volontà dei giocatori, per volontà anche che c'è un gruppo di soprattutto i ragazzi under. E quindi chiaramente siamo 4 over e 6-7 under, quindi chiaramente gli allenamenti diventano un po' lenti, un po' meno intensi che poi nelle partite, quell'intensità che poi ci vuole nella partita ufficiale, insomma. Dopo le dichiarazioni di Barletta, oggi anche dai liberi, se avete migliorato sicuramente la realizzazione di liberi, Milo e gli esterni comunque hanno migliorato la prestazione, però è arrivata comunque una sconfitta. Che cosa è mancato secondo lei? Ma è mancata un po' la convinzione, questa è una squadra che sta iniziando un po' a giocare con la paura di perdere. Inizialmente non c'era questa paura, c'era molto entusiasmo e quindi si affrontavano le partite anche un pochettino con più entusiasmo, ecco, e con più convinzione. Adesso invece un po', sai, le sconfitte portano sempre una depressione, cosa che non dovrebbe succedere, però poi quando tu ritrovi in settimana a parlare con i ragazzi, a iniziare gli allenamenti e ti guardi intorno, e comunque vedi che insomma il roster non è così competitivo, non per il campionato, per gli allenamenti, allora insomma diventa un pochettino anche per loro un po' sconfortante, no? Però io sono abituato ad andare avanti, non mi arrendo assolutamente. Se spero che arrivi al più presto almeno un giocatore, per poi eventualmente affrontare questo resto di campionato, perché comunque stiamo ancora all'inizio. L'obiettivo dei playoff comunque ci può ancora stare, perché entreranno 8 nei playoff, quindi insomma ci sta la possibilità, però dovremmo un po' migliorarci sotto l'aspetto mentale, perché c'è un po' di depressione, troppa depressione nella squadra. Ecco, appunto è partito Gigi, bisognerebbe sostituirlo anche per allungare un po' la panchina. Avete già individuato qualche nome su cui puntare? Sì, stiamo vedendo, adesso non voglio fare nomi, stiamo vedendo, perché non è facile che possano scendere in C2 dei giocatori importanti, perché giocatori importanti o buoni iniziano a pensare già alla DNC. Però stiamo vedendo, il presidente si sta muovendo, si sta dando da fare, su questo non posso assolutamente che essere contento, perché è un presidente che ci mette l'anima, ci mette tutto, cosa che noi dovremmo metterci, quello che sta mettendo il presidente, un pizzico di quello che sta facendo il presidente, veniamo fuori da questa situazione. Al termine di queste 3 partite difficilissime, lì amareggiato, deluso o cosa? Sì, sono amareggiato, perché vorrei una squadra più convinta, una squadra più battagliera. Possiamo essere anche inferiori all'avversario, però ho sempre detto che per me, se la squadra dimostra di giocarsela con tutte, lo deve far vedere in campo, e ultimamente non lo stiamo facendo, dico la verità. Stiamo un pochettino sottotono, sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto mentale soprattutto. Adesso vi aspetta la gara nel turno infrasettimanale di Ruvo, quanto sarà importante ritrovare questi 2 punti? Ma Ruvo, andiamo con la squadra, a giocare con una squadra di ragazzi che ci aggrediranno, ci presseranno tutto campo, quindi adesso vediamo un po' in settimana come si mettono le cose. Soprattutto devo cercare un po' di risollevarli mentalmente, insomma, cercare di migliorare anche l'aspetto tecnico, che è importante pure per sfruttare al meglio le caratteristiche dei miei cecchini, dei miei giocatori importanti. Speriamo di farlo. Grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con Gianni Romano. Gianni, è arrivata questa terza sconfitta consecutiva, anche oggi avete giocato bene in alcuni sprazzi della partita, però poi alla fine a festeggiare sono gli avversari. Sì, siamo iniziati un po' con una difesa opaca,
Cioè, ci siamo presi quei 25 punti in un primo quarto, che sono tantissimi, e ci hanno poi condizionato tutta la partita. Abbiamo provato a difendere più in là, poi una volta che c'era la Quintana che aveva una mano micidiale, ne ha fatti un bel po' di punti, e noi abbiamo provato in tutti i modi, forse ci è mancato l'orgoglio. Avete affrontato consecutivamente tre giocatori dal nome di Ugo Sierra, Corvino, la Quintana. Quanto è difficile comunque affrontare determinate squadre quando in campo hanno giocatori di questo livello? Lo so, li ho marcati tutti e tre. Io provengo da una categoria della Serie D che non ha niente a che fare con la C2. Sono giocatori stratosferici, cioè io farei una classifica: al terzo posto metterei Ugo, secondo la Quintana, primo Corvino, che è stato un giocatore stratosferico. Non l'ho mai visto un giocatore così, tirava quando voleva, passava quando voleva, cioè prendere esempio da lui sarebbe il massimo per me. Oggi personalmente hai giocato in condizioni di salute non ottime, però quando sei entrato in campo hai dato quella svolta che sembrava decisiva, ma poi non è stato così. Forse sono l'unico cerignolano, sai, quando entri questi parquet nel mio paese subentra più il cuore da cerignolano, quindi mi viene spontaneo dare il massimo, e quindi, cioè, regalare triple ai tifosi e difendere a tutto campo. Per me questo è scontato, a me piacerebbe sempre portare due punti a Cerignola, però quando do il massimo e questo non accade non è colpa mia. Per chiudere, cosa serve per uscire da questo momento? No, serve più gruppo, dobbiamo essere più fiduciosi tra di noi, cercare di andare avanti, perché le sconfitte sono arrivate, adesso ne sono tre sconfitte consecutive, adesso dobbiamo cercare di sollevarci e quindi andare a provare a vincere la prossima partita. Grazie Gianni. Siamo con Vanni La Quintana. Vanni, innanzitutto complimenti per la prestazione, due punti, una vittoria importantissima per archiviare il derby perso contro Ostuni. Ostuni, una partitaccia, andata bene i primi due quarti, poi ci siamo un po' scollegati, sono successi casini questa settimana che se n'è andata via il coach, quindi questi due punti ci servono molto per creare serenità all'interno del gruppo e per mettere una pietra sopra contro Ostuni. Sì. Sei considerato uno degli elementi più promettenti del panorama cestistico pugliese, oggi la prestazione, i 39 punti lo confermano. Ero una promessa, adesso stanno avanti i miei fratelli. Comunque mi fa piacere sapere che ancora rimane il mio nome in giro, quindi sono contento. Con la Quintana in questa forma, dove potrà arrivare Fasano quest'anno? Io spero di vincere il campionato, cioè quello è il mio obiettivo principale, però se ce la combattiamo come abbiamo fatto l'anno scorso sono contento lo stesso, però il primo obiettivo è vincere il campionato sempre. Adesso la prossima gara sarà una gara sulla carta semplice come contro Lecce, due punti importanti per continuare a restare nelle zone alte della classifica. Sì. Lecce non è da sottovalutare, però comunque come detto, una squadra debole, però non dobbiamo sottovalutare gli altri squadre, gli altri giocatori, dobbiamo stare sempre concentrati. Grazie Manni, complimenti. Grazie. Siamo con Carlos Sordi, PV del Fasano. Carlos, due punti importanti in una settimana delicata dopo la gara contro Ostuni, le dimissioni del coach. Sì, molto delicata, perché tengo a precisare che tutta la squadra ci teneva molto a Ciccio Colucci e stiamo con lui, rispettiamo la sua decisione, però adesso ci siamo messi a lavorare duro con Bruno e questi punti ci vengono proprio alla mano per cercare di dimenticare lo che è successo domenica scorsa con Ostuni e continuare il nostro percorso, no? 12 punti in classifica, siete la miglior difesa del torneo fino a prima di questa partita. Dove potrà arrivare quest'anno Fasano? Guarda, quando io firmavo la società l'idea era essere salvi e arrivare a playoff. Secondo me dobbiamo crescere ancora. Oggi abbiamo fatto un bel passo avanti, perché vincere in questo campo è difficile. Piano piano, io non è inutile dire dove possiamo arrivare, se continuiamo a crescere è tutto di guadagnato. Carlos, una curiosità di mercato, è vero che sei stato vicino all'Olimpica quest'estate prima di firmare con Fasano? No, era due anni fa e comunque con loro ho rapporto, loro hanno due bravi argentini, uno di quelli è amico mio. Purtroppo ormai vivo a Lecce e non posso spostare così tanto. Va bene così. Okay, grazie Carlos, complimenti. Grazie.